Avvicendamento in vista nella segreteria provinciale di Chieti del Partito Democratico. L'uscente Chiara Zappalorto potrà ora dedicarsi sempre più ai suoi mandati in seno al Consiglio Comunale Provinciale di Chieti e stamani ha presentato, insieme ad altri amministratori locali, la candidatura del suo attuale vice segretario, il 34enne Gianni Cordisco, originario di Lentella, comune del Vastese, del quale è stato anche assessore. Dal 12 ottobre fino a fine mese i circoli territoriali del partito sono chiamati ad esprimersi e Cordisco espone così i principi della sua candidatura. Il mio mandato sarà quello di creare e mantenere una comunità democratica, che è quella che permette di avere amministratori, di avere un ricambio generazionale, di avere una palestra in cui si formano le nuove classi dirigenti sia di amministrazioni che del partito, e soprattutto che sia un'occasione di ascolto e di vicinanza ai territori, che secondo me manca. Poi arriva da una zona che è quella del Vastese, che rischia di essere molto volte fuori dal baricentro, tornerà un po' centrale anche nella provincia. Questa è la grande capacità del Partito Democratico di dare la possibilità a un'area che è un po' alla fine di questa provincia e a uno come me, che viene da un piccolissimo comune, di crescere e iniziare ad avere un profilo provinciale in cui raccontare la storia di queste realtà che davvero hanno bisogno di essere protagoniste, raccontate e soprattutto ascoltate, che sarà il nostro compito, quello di farle ascoltare. Il lancio della candidatura di Cordisco è anche il momento per un consuntivo dell'attività di segretario svolta da Chiara Zappalorto. In provincia di Chieti in questi anni abbiamo avuto la capacità, tutti quanti insieme, di costruire una comunità politica fatta di condivisione, a volte anche di scontri accesi, che poi alla fine però hanno trovato nell'amore per il territorio, per la passione per la politica, la sintesi che poi ci ha portato ad avere tanti successi elettorali e ci ha portato ad avere rappresentanti nelle istituzioni regionali che oggi si stanno caratterizzando per la loro forza riformatrice.